stasera, visto che siamo vicini di casa. Se lo aspettavano, ma forse non così rapidamente. I commercianti di Pesaro lo temevano già, il contraccolpo causato dalla chiusura alle 18 di bar e ristoranti, simbolo del fatto che se entra in sofferenza un comparto economico strategico come quello del food, inevitabilmente questo si trascina dietro tutti gli altri. E così è stato fin da subito. Il calo generalizzato degli acquisti nei negozi si fa sempre più sentire e nelle ultime due settimane molti commercianti non hanno praticamente lavorato. In centro a Pesaro continuano a tenere aperto tutti o quasi 7 giorni su 7, ma per tanti di questi a fine giornata gli scontrini sono davvero irrisori. Alle 18, quando nella città si spengono le insegne di ristoranti, bar e pizzerie, le strade si svuotano e di conseguenza per i negozi non c'è più nulla da fare. E dei contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali che dovrebbero essere erogati direttamente sul conto corrente dell'esercente da parte dell'Agenzia delle Entrate, sottolineano i commercianti, non c'è ancora traccia. Obiettivamente, anche a nome penso un po' di tutti, si spera che non sia così, in quanto i danni che ci sono stati ancora ne paghiamo le conseguenze. Ad ogni modo siamo qui per affrontare questo momento e siamo fiduciosi per il weekend e ci stiamo già preparando con importanti sconti per aspettare i nostri clienti. Avete già ricevuto contributi dallo Stato anche in vista di quello che è stato annunciato di recente dal governo? Ma sì, ho avuto i famosi 600 euro nel periodo di marzo, aprile, maggio e il contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate comunque risale al periodo di giugno, poi al momento non ho più ricevuto niente. Anche se a noi non ci fanno chiudere alle 6, noi praticamente apriamo le porte, accendiamo le luci per nessuno. Noi comunque continuiamo a tenere aperti per qualsiasi cosa, siamo organizzatissimi. Mascherine, detergenti, infetti, tutto quello che c'è che serve noi abbiamo, noi come tutti gli altri, siamo sempre pronti e ragazzi noi aspettiamo che la gente ci venga a trovare. Speriamo bene negli aiuti dello Stato, anche se ci fanno richiudere e gli aiuti ci vogliono, perché sennò qui chiudiamo e non riapriamo più nessuno. Abbiamo paura tutti. Mezza alla settimana sì, c'è molta molta meno gente di settembre, ottobre. Si sta per avvicinare anche il Natale, quindi quest'anno le previsioni sono forse un po' più amare rispetto a quelle dello scorso anno a livello di movimento. È tutto un punto di domanda, come le aziende con le consegne delle merci, come gli acquisti, tutto un bel punto di domanda. Speriamo con una bella ripresa per Natale. Però novembre è sempre un mese particolare, nonostante il Covid, per tutti. Avete già ricevuto contributi dallo Stato? Per lo meno io sì, li ho avuti a marzo e ad aprile, i famosi 600 euro. Noi invece in questo momento siamo fuori, al di fuori dei vari contributi che stanno dando adesso per il governo alle attività. Diciamo che potremmo chiudere tranquillamente anche noi, che noi potremmo andare tranquillamente a casa. Se ci fanno chiudere adesso il 15, coinvolge purtroppo, potrebbe coinvolgere anche il mese di dicembre, che per noi è vitale. Spero e mi auguro che la gente e i nostri clienti abbiano comunque, superino questa cosa, però è chiaro che il clima non è certamente sereno. Aiuti dallo Stato? Nisba, nessuno. Nessun aiuto? Semmai qualche spintarella a buttarci nel burrone, quello sì.